Noi alla Sapienza siamo tanti docenti, tanti ricercatori, tanti studenti, tanti come personale tecnico-amministrativo e questa ricchezza dà forza, dà valore aggiunto allo stare qui dentro e a lavorare qui dentro, perché da un lato è un'opportunità di condivisione, di confronto, anche di scontro di idee, di modi di lavorare, di metodi di ricerca e tutto questo non può che produrre qualcosa di positivo. Non può che dar vita a cose originali, a cose innovative, all'unicità appunto e all'originalità che secondo me il marchio Sapienza ha, che stare alla Sapienza ha. La Sapienza, Università di Roma, è una delle più antiche università italiane. Nata nel 1303 per volontà di Papa Bonifacio VIII, che con la bolla pontificia, in suprema preminenza dignitatis, istituisce a Roma lo Studium Urbis. Di anno in anno lo Studium Urbis acquista prestigio e importanza. Così nel 1431 Papa Eugenio IV acquista nuovi edifici al centro di Roma. Sarà poi Leone X, figlio di Lorenzo de' Medici, a chiamare a Roma studiosi di fama internazionale. Vengono introdotte nuove materie, che insieme agli studi di Bartolomeo Eustachio fonderanno le basi della scienza anatomica moderna. Nel 1660 lo Studium Urbis si trasferisce nella nuova sede, il palazzo in corso Rinascimento, e prende il nome di Sapienza dall'iscrizione posta sopra il portone principale, Initium Sapiense Timor Domini. Durante il periodo rinascimentale, la Sapienza diviene centro nevralgico dei nuovi saperi, dalle scienze umanistiche a quelle mediche. Ieri come oggi, la ricerca scientifica della Sapienza deve i suoi successi all'impegno e alle capacità dei suoi ricercatori. Per organizzazioni come Teleton, che finanziano ricerca scientifica, il rapporto con l'università è un rapporto chiave per il successo dell'impresa. Perché noi finanziamo ricerca attraverso modelli competitivi di bandi, quindi attraverso una valutazione che premia il merito, e le università che sono in grado di attrarre i migliori scienziati, promuovere la loro crescita, creare le condizioni perché svolgano ricerca indipendente di alto livello, ebbene quelle sono quelle a cui noi rivolgiamo la maggior parte dei nostri finanziamenti. Nel 1849 un battaglione di studenti universitari del nostro Ateneo combatte per difendere i diritti della Roma repubblicana contro le truppe francesi di Napoleone III. Con un'unità d'Italia, Terenzio Mamiani, ministro dell'istruzione del nuovo Stato, dà il via ad una lunga serie di riforme significative per l'università italiana. L'onda riformatrice subisce un arresto con l'avvento del fascismo. Il regime obbliga tutti i docenti universitari a giurare fedeltà al duce, pena la sospensione dall'insegnamento. Tuttavia, l'importanza della Sapienza è riconosciuta anche dal regime, che costruisce, su progetto di Piacentini, nel 1935 una nuova sede. La fine della Seconda Guerra dà l'avvio alla ricostruzione. Io mi sto quasi per laureare, sto scrivendo la tesi e sono un po' preoccupata in vista di un lavoro futuro, perché ho iniziato a spedire curriculum, a avere contatto con le aziende, ma il problema è che tutte mi dicono che non c'è posto oppure che lo Stato non investe abbastanza nella cultura. Vorrei che la Sapienza facesse un passo in avanti, ha un buon percorso formativo, però vorrei anche che ci fosse, soprattutto per il campo umanistico, un rapporto più diretto con le aziende. Vorrei poter entrare a far parte del mondo del lavoro tranquillamente, senza essere preoccupata in vista del mio futuro. Con gli anni 60 inizia una nuova fase. Gli studenti aumentano in modo significativo, mentre l'università rimane ancorata a logiche tradizionali. La protesta è inevitabile e si traduce in scontri violenti tra studenti di destra e di sinistra. Il 27 aprile del 1966 lo studente Paolo Rossi muore sulle scalinate di lettere e filosofia durante l'incursione di un gruppo fascista. Gli studenti e i professori occupano in modo non violento diverse facoltà. Poi il 68, la contestazione, le occupazioni e le proteste del movimento studentesco in lotta per un mondo più giusto. Nel 1969 il governo liberalizza l'accesso alle università. Si apre una fase di grandi speranze e di grande partecipazione. Antonio Ruberti, nominato rettore nel 1976, riporta la nostra università a un ruolo centrale nello sviluppo delle politiche universitarie italiane. È a lui che si deve il recupero del nome Sapienza.
Ci sono stati cambiamenti notevoli. L'intervento energico del rettore su una serie di problemi dell'accorpamento dei dipartimenti, per esempio, per quanto ci riguarda, i dipartimenti al Policlinico, non so se fossero 49, ma adesso sono ridotti a 12, con grossi risparmi anche dal punto di vista finanziario. Con gli accorpamenti dei dipartimenti si vede, sta nascendo evidentemente una nuova università, costruita sulla base della vecchia, ma che vede il futuro, è lanciata verso il futuro, e mi pare che alcuni dati possono essere interpretati dal punto di vista positivo, senza dubbio. Con circa 145.000 studenti, la Sapienza è la seconda università al mondo dopo il Cairo. L'offerta formativa comprende oltre 370 corsi di laurea e 300 master. Tra i servizi a disposizione vi sono 155 biblioteche, 21 musei, gli sportelli di orientamento Ciao e Sort, insieme allo sportello per i diritti delle persone disabili. Il nuovo statuto è senz'altro un'evoluzione dal punto di vista di quello precedente. In primo punto perché inserisce finalmente la carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse all'interno dello statuto stesso. In più, di fatto riorganizza in maniera molto più efficiente quelle che erano le facoltà e i dipartimenti, perché il dipartimento è il vero fulcro dove nasce la nuova ricerca e dove vengono addestrate le nuove leve, quindi i nuovi studenti. Il futuro della Sapienza comincia oggi dal suo passato, dai docenti che nel corso dei secoli si sono alternati alla guida del nostro Ateneo, contribuendo alla formazione della comunità universitaria attraverso la passione per la ricerca e l'insegnamento.